ore 11 Adriana Valerio, storica e teologa. Adriana, allora abbiamo visto tenerezza e fragilità, sono due cose che in genere si attribuiscono alle donne. Dio che c'entra in tutto questo? Beh, c'entra molto. Purtroppo nella nostra tradizione occidentale Dio è sempre stato rappresentato con un'immagine maschile, dura, severa, no? Il Dio degli eserciti, il padre severo che condanna. E in qualche modo potremmo dire che c'è un esodo del femminile nella raffigurazione di Dio. Allora, oggi abbiamo la possibilità di recuperare una dimensione dimenticata, ma così presente anche nella Bibbia, presente anche nelle parole di Gesù, di una tenerezza, di una misericordia che non sono soltanto appannaggio del femminile, no? Che tradizionalmente sono state interpretate come caratteristiche femminili, ma che invece appartengono al patrimonio dell'umanità e quindi non devono essere riservate alle donne, ma le donne in qualche maniera lo esprimono in maniera simbolica ed è dunque l'occasione per cui noi dobbiamo e possiamo parlare di Dio anche attraverso le immagini femminili e non soltanto quelle maschili, perché il nostro linguaggio è l'espressione di una umanità che è maschile e femminile insieme. Bene. Grazie Adriana e buona vita. Ah, questo è tutto. Ah, vabbè, si poteva fare.